Oh, direi che allora possiamo partire. Grazie a tutti per, di nuovo per partecipare a questo webinar di Health Systems. Oggi ci, ci dedicheremo al, a, a dieci suggerimenti eh, pratici eh, relativi alla sicurezza e in particolare alla sicurezza su sistemi IBMI eh, per, eh, un po per aiutarvi ad affrontare le problematiche che, che sono emerse dovute al confinamento, dovute al coronavirus e quindi le problematiche emerse al fatto che molti dei dipendenti, molti della forza, molta forza lavoro ha dovuto cominciare a lavorare da casa e quindi la qualcosa ha fatto sì che ci siano delle problematiche un po' nuove, no? di dover da un giorno all'altro avere la, la to pratica totalità dei, dei dipendenti lavorando da casa. E quindi con health Systems abbiamo organizzato una serie di, di, di eventi e, e di webinar che, che troverete anche nella nostra pagina web health per aiutare un po' ad affrontare queste problematiche. E oggi sono, sono qua con Luca Verzicco di VSS Italia. Ciao Luca. Ciao Ienco, grazie. Ok, grazie. Che ci racconterà un po', su, che ci darà proprio questi suggerimenti, Mi parlerò un po' della problematica in generale di existence e poi Luca ci racconterà un po' con la sua esperienza come, come esperto di sicurezza ai BMI e che tipo di accorgimenti possiamo, possiamo fare, possiamo, possiamo avere per, per poter minimizzare no? I, i rischi relativi alla sicurezza eh, su, su, dal, dovuti al fatto appunto, che eh, molti, molti dipendenti stanno lavorando direttamente da casa io sono Ienco Gaviglia, responsabile Salfemia di Health Systems e come vi dicevo Luca è qui con me e questo webinar è organizzato in collaborazione con i nostri partner IBMI in Italia, USS e Soluzioni di e due parole proprio su, su Health Systems e si azienda americana fondata nel Minnesota con oltre 18.000 clienti in tutto il mondo e, e intorno ai 260 milioni di revenue e con quasi un migliaio di dipendenti. Azienda molto focalizzata sulla sicurezza, infatti, siamo membri del PCI Security Standard Council, eh, che è un po' l'organismo che si occupa di definire le best practices per tutte le aziende che, eh, che seguono transazioni con, uh, con carte di credito quindi una, è una delle, dei, uh, delle best practices di sicurezza più importanti e più, più adottate a livello mondiale e, e come vi dicevo io sono responsabile della, della, dei mercati South EMEA di Health Systems. Sono italiano, ma lavoro da, da Barcellona, vivo a Barcellona da più di vent'anni e da qui gestiamo tutto quello che è eh, Sud Europa, quindi mercati come eh, soprattutto, ovviamente, Italia, Francia, Spagna ed altri mercati della, 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 del Sud Europa. Health Systems, un'azienda, se, se, se non la conoscete ancora, un'azienda molto presente nel mondo IBMI, e in particolare nella sicurezza quindi cresciuta molto grazie ad acquisizioni ma anche proprio la crescita organica dei prodotti quindi il portfoglio di sicurezza e PowerTech è praticamente lo standard a livello mondiale per quello che è la gestione della sicurezza e vedrete che una delle cose interessanti di Deep è che non solo Stiamo generando materiale relativo ai nostri prodotti, ma se andate nella web di assistance.com assistance o la, 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 la parte italiana, vedete che c'è tantissimo materiale proprio in generale su come gestire la sicurezza. Quindi <coughs> e questo webinar fa parte di, questo, eh, di questa strategia. No? E vedrete che ovviamente parleremo velocemente anche dei nostri prodotti ma il 90% del contenuto è contenuto che può essere utile per chiunque debba gestire eh, la sicurezza sui BMI, quindi non necessariamente con prodotti Health Systems. Ehm, vedete che le acquisizioni di Health Systems sono molto orientate eh, fino al 2013 al mondo AS400 e BMI, ma poi dal 2014 in poi, il systems ha cominciato ad acquisire aziende in qualunque piattaforma quindi ormai eh, vedete che il systems è ah, poi vedremo velocemente il portfolio ha un portfolio molto molto completo e su qualunque tipo di piattaforma clienti un po' in, uh, in tutti i settori mh? quindi grandi eh, realmente le, 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 grandi, le grandi aziende a livello mondiale un po' in tutti i settori, sia nel mondo finanziario, che nel mondo retail, eh, che nel mondo della logistica, eh, e così via. Quindi clienti un po' veramente in tantissimi settori, la qualcosa eh, si eh, riflette anche proprio in Italia, dove anche in Italia abbiamo clienti realmente eh, soprattutto finance, retail, fashion, eh, eh, ma anche qui un po' in tutti i settori. Quindi l'offerta di Health Systems. Health Systems abbiamo un portfolio molto completo, ma abbiamo due grandi, eh, due grandi aree dove, dove siamo attivi, automation quindi, eh, e cyber security. Okay? E per quanto riguarda la parte di cyber security abbiamo soluzioni di sicurezza eh, sia a livello di data security, quindi protezione dei dati. E protezione dei dati in uh, at rest eh, quindi eh, quando sono adesso non, non, non mi viene la traduzione in italiano però diciamo a riposo diciamo tra, tra virgolette e anche dati in transito quindi abbiamo soluzioni che permettono di criptografare dati per esempio quando sono nel, nel poi Luca ci racconta Luca come traduco a riposo at rest si dice riposo in italiano perché ormai sì. vivendo in Spagna no, sì, okay, dormi Dormienti. dormienti, fantastico, okay. e in transito, okay? perché lavorando in Spagna, parlando quasi sempre in inglese, eccetera, a volte non mi vengono neanche più le parole italiane. Quindi, dati dormienti o dati in transito, quindi abbiamo soluzioni per proteggere, da, crittografare dati dormienti, quindi che sono magari direttamente nel, nei nostri database, nel nostro eh, sistema IBMI o dati in transito. Quindi, quando li dobbiamo inviare. Magari a partner, clienti, fornitori e così via. Soluzioni poi di protezione dei dati, eh, di, di, mh, di identity access management, quindi eh, o privileged access management, quindi come gestire tutti gli utenti no? per essere sicuri che gli utenti possano accedere ai dati di cui hanno bisogno e solo a quelli e non ad altri e la protezione dell'infrastruttura, quindi eh, soluzioni per poter proteggere eh, eh, la nostra infrastruttura da malware, quindi prodotti di antivirus su sistemi ABMI, Linux, Unix e, e anche una soluzione per eh, controllare che non ci siano malware nella nostra rete. E poi tutta la parte di automazione, sia un'automazione più orientata a business users che l'automazione di tipo robotic process automation, quindi l'automazione che automatizza quello che sono operazioni degli utenti, e con robot software e anche un'automazione più tipicamente IT con scheduling, oltre poi a poter monitorare l'infrastruttura sia a livello di eventi infrastrutturali che a livello di eventi relativi più applicazioni o servizi di business o processi di business poi anche tutta una parte di performance quindi più eh, relativa al, capac alla, al capacity planning anche quindi performance in tempo reale quindi se ho un pro problema in questo momento di performance o se penso di poter avere un problema un domani tutto questo lo stiamo spiegando con una serie e di webinar già dal, dall'anno scorso e abbiamo una, una serie di webinar che abbiamo fatto su varie tematiche vedete che abbiamo iniziato l'anno scorso con manage file transfer quindi questa è la soluzione per proteggere il, i dati quando sono trasferiti quindi file transfer quando io devo mandare file o comunque dati a clienti, fornitori o ricevere dati da clienti e fornitori quindi eh, file transfer sicuro poi ci siamo dedicati all'automazione dei processi con sia a livello di scheduling sia a livello di, di robotic process automation e, e poi anche proprio la parte di, eh, di nuovo con altri, altri webinar di eh, manageable transfer specifici su protocolli sicuri come FTPS o SFTP. Tutti questi webinar sono disponibili in italiano nella nostra website quindi healthsenses.com.it se volete andare a vedere la registrazione potete andarla a vedere e oggi ci occuperemo, come abbiamo detto, di alcuni suggerimenti pratici per, lavorare da, per gestire la, eh, la forza lavoro da casa su IBMI e eh, la prossima settimana proprio ci occuperemo di casi reali di RPA quindi se siete se volete sapere un po' di più su cos'è RPA e, e in quali casi tipicamente applica prossima settimana abbiamo un webinar proprio su questo. Poi a luglio avremo tre webinar: uno su PCI e GDPR con management Transfer, quindi come essere conformi a politiche di, di sicurezza normative di sicurezza come PCI o GDPR nell'ambito del trasferimento file e poi come monitorare le performance su sistemi IBMI. quindi questo sarà a metà giugno e poi partiremo con una soluzione a nel, nel presentare diciamo una delle acquisizioni che ha fatto il systems è una soluzione che esegue penetration test quindi un software che permette di eh, eseguire penetration test senza essere degli hacker eh? quindi eh, senza dover avere delle conoscenze specifiche eh, proprio di sicurezza ma solo sapendo come utilizzare il nostro software e, e per introdurre questo software eh, vi presenteremo uno dei webinar che ha avuto più successo eh, in inglese che è un sondaggio che è stato fatto su come le aziende eseguono il penetration testing oggi e questo lo faremo il 23 luglio ok quindi direi che possiamo partire con il webinar di oggi e soprattutto raccontando un po' quali sono le, le, le problematiche principali no? che bisogna affrontare quando, eh, quando abbiamo la, la stragrande maggioranza dei dipendenti lavorando eh, fuori sede no? quindi una delle tipiche problematiche è, è il phishing e phishing è realmente una delle problematiche principali che abbiamo visto in questo momento di, di coronavirus che è aumentato tantissimo. Cioè, ovviamente, avendo eh, dipendenti fuori sede, eh, può essere che ci sia meno, meno, meno protezione dal phishing, e eh, abbiamo visto proprio una, un aumento eh, di questi tentativi. Avete visto? Vedete che nella slide, no? Eh, Abbiamo avuto come 18 milioni di, dal, dal momento, diciamo, durante il periodo del coronavirus, Google ha identificato oltre 18 milioni eh, di, di diversi tipi di phishing e 240 milioni di messaggi, quindi realmente è proprio eh, un aumento importante e con addirittura tentativi di, con, eh, diciamo, con, approfittando del discorso del coronavirus proprio link a website relativi al coronavirus falsi, quindi che cercano di recuperare informazioni false e anche eh, offerte eh, di lavoro eh, false, di lavoro da casa false, approfittando del fatto che magari ci sono più persone in, in, eh, disoccupate, diciamo, in questo periodo e che quindi stanno cercando lavoro eh, da casa e quindi molte offerte. Realmente eh, approfittando, questa cosa. E, e anche abbiamo visto un altro tipo di phishing un po' diverso, ma comunque eh, attivo, soprattutto negli Stati Uniti, di eh, chiavette USB che sono mandate direttamente a casa teoricamente con, con offerte gratuite, ma che poi in realtà eh, installano dei, dei, del, del malware nei sistemi. Ovviamente tutto questo potenzia ovviamente sempre eh, è sempre esistito, quindi esisteva anche prima del coronavirus ma con il coronavirus eh, c'è una maggior eh, c'è stata una maggiore attività perché avendo eh, più persone lavorando da casa fuori sede eh, spesso c'è una minore protezione. Come ci si può eh, proteggere da tutto questo? Eh, ovviamente dobbiamo educare i nostri i nostri i nostri dipendenti e importante eh, avvisare di attacchi eh, quando abbiamo quando vediamo un attacco quando verifichiamo che c'è un attacco di phishing a, ad alcuni dipendenti e eh, notificarlo a tutta l'azienda. In effetti nel systems abbiamo avuto un attacco di phishing eh, recentemente dove avevamo un'email e che sembrava un'email generata da Outlook dove chiedeva di mettere, diciamo, dove veniva chiesto di rimettere le, le credenziali di, di Office 365 e che poi sono le credenziali, diciamo, di, di, di Single Sign On di Health Systems. E una volta che è stato visto su, la prima volta che l'abbiamo identificato abbiamo avvisato e tutti i dipendenti di Health Systems di stare attenti a questo tipo di email perché era molto ben fatto peraltro era, era realmente un email che sembrava che venisse da Microsoft con, eh, con diciamo che eh, realmente relativo ad Outlook e Outlook per poter funzionare correttamente aveva bisogno di 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 di, 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 di ricevere le, proprie, le credenziali dei dei dipendenti quindi e altra cosa che si può fare, eh, abbiamo un, uh, un prodotto eh, di Health Systems che si chiama Core Impact, che è, un che, ha vari, che è un prodotto di penetration testing e tra i vari tipi di prodotti di penetration testing, normalmente sono prodotti che quello che fanno è provare degli exploit nei sistemi, ma uno di, di questi controlli che ha è un controllo di phishing, cioè ha un simulatore di phishing e quindi quello che fa è... E fare, generare dei mail di phishing, come se fossero degli mail di phishing, che poi in realtà sono, eh, no, ovviamente, non sono eh, degli mail dove eh, realmente c'è una minaccia reale, ma che, se, eh, diciamo, che vengono provati sui, sui dipendenti e se i dipendenti fanno clic sul link gli viene proposto normalmente una formazione. Eh, su come evitare di cadere nel phishing no? quindi, eh, quindi questo è un prodotto interessante che può essere utile per poter eh, per, per giustamente per formare no I, i dipendenti in modo da non cadere in un phishing vero la prossima volta quindi questo è molto importante altra, eh, altra cosa importante da tenere in considerazione adesso che abbiamo molti dipendenti lavorando e da, da casa, è il, uh, il famoso il, la tematica del, degli insider thread. No? Quindi il dipendente che magari eh, la sta lavorando da casa, e che in qualche modo eh, aveva già magari qualche volontà o di, di, di poter di rubare dei dati o di portarseli a casa, e, e ovviamente da casa ha un accesso più semplice quindi ha meno possibilità di essere, di essere scoperto no? quindi eh, sia perché è, è a casa e quindi ha le probabilità di essere scoperti sono minori ma anche perché magari in situazioni più complicate dove ci può essere meno sicurezza o, o meno confidenza no sul su, 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 su come su, su come va l'azienda o su qualunque cosa o su diciamo in generale sulla situazione economica e può far sì che eh, i dipendenti si sentano come più, più, più insicuri e quindi magari che eh, facciano eh, azioni che non avrebbero fatto in altre, in altre situazioni quindi quando nel caso di, degli insider threat quindi della minaccia interna e innanzitutto è importante per le aziende sapere che esistono le minacce interne. Eh? E noi ci stiamo focalizzando adesso su quelle di tipo in, in cattiva, in mala fede, no? Ma ci sono anche molti, molto spesso le minacce interne sono più in buona fede, quindi magari persone che sbagliano o che, e che, che magari eh, in qualche modo magari, eh, prendono una parte anagrafica. E la mandano senza, senza sapere che è pericoloso, magari la mandano via email o la mandano con strumenti come WeTransfer e così via. Quindi non sempre deve essere in mala fede, può anche essere in buona fede. Quindi, innanzitutto, le aziende devono sapere e riconoscere che c'è, e avere la consapevolezza che esiste, esistono minacce interne che sono quelle che realmente danno il via alla maggioranza dei, dei, dei data breach delle aziende. E' importante come consiglio ricordare che anche se eh, si sta lavorando da casa, tutto quello che sono l'elenco clienti, la grafica clienti, proprietà intellettuali, eccetera, ricordare che sono di proprietà dell'azienda. Quindi è importante sicuramente ricordarlo. Quindi eh, è, diciamo, è una delle cose da, da fare. No? E ovviamente aumentare. Il, il monitoring di tutto quello che succede all'interno dell'azienda con i dati, chi recupera dei dati, chi esegue delle query e così via. E se avete una soluzione di DLP, probabilmente eh, potenziare l'utilizzo di, di questa soluzione DLP. Le soluzioni di Data Loss Prevention: quello che fanno è poter definire chi, quando, come può portare i dati all'esterno dell'azienda e in che modo. Quindi per esempio soluzioni di DLP come quella di Health Systems che abbiamo acquisito recentemente che si chiama ClearSwift e quello che fanno è poter definire per esempio che eh, solo possono essere, per esempio non si possono inviare eh, informazioni di un certo tipo come per esempio carte di credito o informazioni che provengono dall'anagrafica dei clienti e quindi non possono essere inviate all'esterno dell'azienda in nessun modo e se un qualcuno le invia queste informazioni vengono direttamente cancellate o tolte o mascherate. Per esempio un dipendente che inviasse informazioni con numeri di carte di credito, queste carte di credito magari potremmo configurare che vengano mascherate con degli asterischi, per esempio. Quindi importante da questo punto di vista. Altra cosa importante è controllare gli endpoint. Quindi, eh, per esempio una cosa che sta succedendo proprio in Health Systems è che siccome non sempre siamo collegati alla VPN e spesso gli update di Windows vengono generati da un server centrale e spesso se e se quando ven, quando viene richiesto l'upgrade non siamo collegati alla VPN, magari l'upgrade ci mette più tempo. Quindi è importante sapere che alcuni update di Windows potrebbero non verificarsi e questo può essere un problema a livello di sicurezza. E stesso discorso per le, gli antivirus quindi eh, magari non vengono aggiornati per lo stesso motivo perché magari è un server interno e, ma, e quindi se i dipendenti non sono collegati sempre alla VPN potrebbero non essere aggiornati e quindi è importante avere dei dashboard per capire quali device sono stati aggiornati e quali no e, e eh, quindi altra cosa importante è ricordare ai dipendenti che le workstation sono per utilizzo di business, quindi che non dovrebbero essere condivise con figli, con altre persone all'interno della famiglia, perché eh, ovviamente eh, magari queste persone non sono al corrente delle, delle, delle problematiche a livello di sicurezza. E, altra problematica è che ci sono eh, aziende che magari eh, con dipendenti che stanno usando eh, sistemi dell'azienda, e da casa o addirittura a volte che stanno usando direttamente sistemi personali magari il pc personale o quindi eh, qui la problematica è, è ancora più ancora più importante può esserci cioè addirittura magari l'antivirus addirittura non è installato o può non essere sufficientemente sicuro no anche tra l'altro altra problematica sono le reti quindi magari i router a cui si collegano i nostri dipendenti da casa magari hanno una password ancora di default, quindi possono essere attaccabili, magari non, fanno, non si stanno aggiornando di nuovo, no? E, e magari hanno mh, una WiFi non protetta o protetta con protocolli non sicuri, non sufficientemente sicuri, no? Quindi insomma, tutte queste cose sono cose che vanno eh, verificate. E una, una buona, un buon link, è una pagina web generata da, da IBM e da altre aziende che fa un po' un, un, un. recupera tutte le informazioni su exploit specifici del periodo del coronavirus. Quindi può essere molto, molto interessante consultare questa web. Altre problematiche relative al, allo smart working sono tutte le problematiche di quelle che, che si definisce shadow IT. No? Quindi, L'IT nell'ombra, cioè tutte quelle applicazioni che i dipendenti utilizzano per eseguire eh, business operations, quindi operazioni realmente di aziendali, quindi di business, eh, ma che non sono eh, strumenti eh, adottati ufficialmente da, dall'IT dell'azienda. No? Abbiamo tantissimi esempi, in questo caso, io ne, ne, ne menziono solo due importanti, tra i due principali. E una tutta la parte di videoconferencing e zoom, per esempio, zoom è uno, è uno strumento di videoconferencing che è fantastico quando parliamo di, eh, di, 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 di conferenze eh, o riunioni personali, quindi magari con amici e così via, parenti e così via, ma non è assolutamente un sistema sicuro, soprattutto la versione gratuita non è un, un sistema sicuro per fare riunioni di, eh, di, di tipo business, perché eh, non c'è modo, cioè è complicato proteggere eh, l'accesso la, che eh, può entrare in chiunque, magari poi la, il video non è, è crittografato end-to-end, quindi insomma non è un sistema realmente sicuro. Quindi non lo consigliamo per riunioni di business, soprattutto se sono riunioni dove si parla di, dove vengono, eh, vengono discusse informazioni confidenziali e così via. Altro tipico altri tipici strumenti di shadow IT, tutta la parte di file transfer, eh? quindi spesso dipendenti che magari devono mandare dei file sì. all'interno dell'azienda, al di fuori dell'azienda, con colleghi, eh, con, eh, con, eh, con clienti, con fornitori, eccetera, magari usano strumenti di file transfer gratuiti come possono essere Dropbox. O with transfer o email, che sono tutti strumenti che hanno vari problemi. Che possono: uno non sono, no, non sono sicuri, quindi la sicurezza non è eh, la, la loro caratteristica, perché quello che lo sono pensati più a un file transfer uh, occasionale, no? quindi non a essere un, uno strumento di file transfer aziendale. E quindi sicurezza no, eh, la sicurezza non c'è. Seconda cosa, spesso. E per esempio, nel caso di Dropbox, il copyright dei file che noi mettiamo su Dropbox eh, passa a essere di Dropbox, quindi già perdiamo abbastanza, perdiamo completamente il copyright del, 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 del file. Immaginiamoci che sia un file con eh, informazioni confidenziali o eh, de, dell'azienda, dell no? quindi insomma, abbastanza pericoloso. e Terza cosa, l'IT non ha assolutamente un controllo di quello che viene inviato o ricevuto, controllo zero, io non so come IT manager o security officer che file stanno vedendo inviati via Dropbox o via WeTransfer e o magari via email sì che posso avere un maggior controllo se è un server email, ma sappiamo che l'email non è un sistema sicuro di intercambio file, quindi e qua poi luca una delle soluzioni che qua abbiamo luca vi racconterà è uno strumento giustamente di file transfer che permette di rendere sicuro tutto quello che è il file transfer e controllare avere un audit specifico di tutto quello che succede altro tipico eh, problema a livello di, di quando abbiamo diciamo dipendenti lavorando fuori sede è il business email compromise che è un modo Molto più eh, diciamo sofisticato di phishing, e in questo caso sono eh, realmente eh, hacker che in qualche modo eh, riescono a entrare nel nostro sistema email e seguono proprio la conversazione. No? Magari abbiamo una conversazione con, una, magari con un fornitore, eh, che mandiamo un ordine al fornitore, il fornitore ci manda la fattura. In quel momento l'hacker eh, e riesce a intercettare l'informazione, manda una fattura uguale a quella che sta mandando il fornitore, blocca la comunicazione del fornitore, manda una fattura uguale a quella che avrebbe mandato il fornitore con magari un cambio nel numero di, di conto corrente. No? Così noi facciamo il pagamento e lo, mettiamo, lo mandiamo al conto corrente del hacker direttamente. No? Del, quindi questo succede, succede spesso, per esempio l'FBI stima. Che solo nel 2019 sono stati persi 1,7 miliardi di dollari eh, dovuto a questo tipo di attacchi. Quindi, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per risolvere tutto questo? Ovviamente, education, quindi formare eh, tutta la nostra forza lavoro, e eh, che è la cosa fondamentale. quindi... Eh, Fare formazione continua, spiegare cos'è phishing, spiegare quali sono le problematiche relative a Zoom o a sistemi come WeTransfer, Dropbox, eccetera, e poi tante altre cose, no? che Specifiche nel mondo IBMI che ci racconterà Luca, vero? Ecco, ora ho tolto il microfono. Sì, Enco, okay. prendo spunto. Perfetto, uh, mi vuoi passare? Sì, il... ti passo il presenter. Sì. Ok, perfetto. Dovresti essere tu adesso. Perfetto, condivido il mio schermo. Perfetto, si vede, perfetto. Ripartia ripartiamo da, da, dal tuo discorso, appunto, l'education. L'educazione. Fino adesso hai parlato di eh, comportamenti malevoli o persone che vogliono provare a prendere i nostri dati, eh, chiederci dei riscatti quando entrano in possesso dei nostri dati sia fisicamente sia digitalmente. Per cui un'educazione, un, una serie di corsi interni, delle metodologie, un approccio corretto, sia tecnico, ma anche comportamentale da parte dell'azienda e dei dipendenti, è appunto fondamentale. Per cui abbiamo un'education all'interno della nostra azienda, per cui l'azienda deve, deve studiare e capire come combattere, perché è una vera e propria guerra contro chi ci vuole rubare i dati, chi ci vuole rubare dati personali, ma anche dati di business, chi vuole rovinare la reputazione della nostra, della nostra azienda, dobbiamo avere, fare educazione a livello di chi, eh, chi utilizza i nostri dati, per cui i nostri dipendenti, chi utilizza i nostri dati a livello di fornitori esterni o fornitori comunque eh, sviluppatori, oggi col mondo del git, github possiamo andare a prendere persone anche lontane fisicamente dalla nostra azienda e lavorare su parti di codice sorgenti che creano appunto le nostre applicazioni? Ma ricordatevi che anche le applicazioni devono essere rese sicure e ben strutturate, appunto, per evitare che al suo interno ci possano essere delle backdoor o ci possono essere dei punti dove ci si possono intrufolare delle vere e proprie persone che vogliono prendere le nostre informazioni. E poi dobbiamo avere proprio una serie di comportamenti, soprattutto oggi, che, eh, come ha ricordato Ienco, la maggior parte delle persone, compreso sottoscritto, eh, lavora da casa. Non serve solamente avere un'infrastruttura sicura per cui una DSL, una fibra o una connessione VPN con la nostra azienda, servono anche tutta una serie di eh, comportamenti e di regole che dobbiamo ancora di più attivare e utilizzare nel momento in cui stiamo lavorando da casa, che magari è uno spazio protetto, della nostra vita privata, ma con il famoso smart working significa anche lavorare da qualsiasi punto del mondo. Per cui in un bar possiamo lavorare all'interno appunto di un ristorante, durante una, una, una pausa al parco per cui proteggere anche fisicamente i nostri device e i nostri asset. Entriamo un pochettino più in che cosa dobbiamo andare a eh, proteggere. Ultimamente col Covid dobbiamo, le aziende vanno a fare anche una serie di collection. Eh, di dati personali, delle de informazioni personali, per cui già la stessa temperatura corporea che viene eh, presa e mh, controllata all'ingresso dell'azienda o all'ingresso comunque di un negozio è un'informazione personale sensibile. Per cui dobbiamo andare a evitare che ci siano delle violazioni appunto eh, delle policy in, determ in determinate country. Per cui ciò che in Italia potrebbe non essere un problema. In altri stati, in altri country potrebbero comunque esserci delle regolamentazioni che possono essere, appunto, entrare in, in conflitto con il, nostro, con il nostro comportamento. Per cui prima di, di, di tutto dobbiamo capire se le nostre polici aziendali le nostre polici di comportamenti devono essere aggiornate. Dobbiamo far sì che tutto ciò che succede all'esterno della nostra azienda venga calato all'interno della nostra azienda con determinate polici o determinati eh, comportamenti. Per cui come abbiamo parlato anche in altri webinar che abbiamo fatto ultimamente, relativi appunto alla GDPR per quel trattamento dei dati personali, dovrà esserci tutta una serie di collezioni eh, di informazioni aggiuntive a quelle che fino a pochi mesi fa dovevano essere appunto collezionate a causa della situazione mondiale del Covid e a causa appunto di una pandemia che va a toccare i nostri dati sensibili appunto eh, personali e poi anche la possibilità di monitorare tutte queste attività di gestire tutte queste attività e di rispettare appunto le policy o i dpcm come ad esempio il governo ha stanziato ultimamente che sono delle vere e proprie regole anche comportamentali e, non ci, e non, appunto come dicevo prima non ci dobbiamo dimenticare che eh, nel country che vai il regolamento che trovi in Europa abbiamo la GDPR però ci sono la SOX come ad esempio la JSOX che è la declinazione della SOX eh, giapponese, per cui dobbiamo, in base al business e al mercato che andiamo appunto ad approcciare, capire se i nostri comportamenti seguono e eh, rispettano appunto delle regolamentazioni che sono più alte della nostra azienda e come la GDPR è più alta anche della giurisprudenza del nostro Stato, perché sono a livello europeo, per cui bypassano completamente il filtro dello Stato e vengono calate e attivate alla, alla popolazione europea, non più solo alla popolazione. E soprattutto educhiamo, torniamo al concetto di education, i nostri dipendenti ad a, a capire queste policy, magari appunto facendo dei mini corsi o spiegando l'importanza di seguire queste regole, sia di buon senso che regole proprio di eh, lavoro vere e proprie all'interno della, della nostra azienda. Per cui cos'è che possiamo anche eh, andare a fare? Prima cosa abbiamo delle attività. Adesso ci caliamo un pochettino più nel mondo IBMI, perché il mondo di una macchina che al suo interno ha tutta una serie di informazioni sensibili personali e informazioni soprattutto di business. Per cui ci abbiamo dall'anagrafica cliente all'item, allo sviluppo, appunto um, del, del, nostro, del nostro business. Per cui prima cosa da fare: andare a cancellare tutta una serie di profili che sono inattivi. Ricordatevi che ogni tanto il famoso housekeeping è da fare sui nostri sistemi. Tendenzialmente è da fare sui sistemi, ad esempio, come i sistemi ABMI o AS400. Perché lo chiamo AS400? Perché è un sistema che ha più di 30 anni di vita, per cui possiamo portarci dietro tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di configurazioni e di profili utenti che sono stati creati all'interno del sistema negli anni. Ma che appunto non sono mai stati ripuliti o non sono mai stati cancellati al momento in cui questa persona o non lavora più per l'azienda o non è più fornitore dell'azienda o semplicemente, ad esempio, è andata in pensione e i suoi dati sono rimasti all'interno appunto del, del sistema. Andiamo a fare tutta una serie di modifiche delle default password. Io spesso e volentieri io utilizzo il, il Free Security Scan di PowerTech, che è un tool molto molto veloce che consiglio appunto di richiedere. Eh, a noi e a Soluzione DP di svolgerlo perché ci dà tutta una serie di informazioni ad alto livello su come è, com è settato il vostro sistema IBMI. Troppe aziende hanno ancora troppi utenti che hanno come settaggio la default password, per cui Luca, Luca, Pippo, Pippo, WSS, WSS e ci sono alcune aziende dove abbiamo riscontrato anche 600 default password, per cui utenti con password uguale al loro nome e soprattutto erano le persone a livello applicativo. Questo è, diciamo, non aprire, ma spalancare un portone alle persone che vogliono entrare eh, all'interno del vostro sistema e, come dicevo prima, l'IDMI è un sistema core business aziendale, contiene tutte le vostre informazioni. E andare a creare anche delle policy per eh, andare ad evitare che le persone possano provare anche semplicemente in modo eh, di test il, la connessione ai vostri sistemi, per cui andare a settare il numero dei segnon massimi che possiamo fare sbagliando la password. 3, massimo 5, per cui se qualcuno prova a bombardare il nostro sistema o fare un brutal force sulla password del nostro sistema, dopo poche volte che la password viene sbagliata, l'utente viene appunto disabilitato e non si può più provare a, a tentare appunto di fare il sign al sistema. E poi ci sono tutta una serie di settaggi che vengono da, forniti insieme al sistema quando noi installiamo il sistema operativo direttamente da IBM che sono ad esempio lo sharing, della, della, delle cartelle condivise tramite la QIBM la QIBM è quella parte di file system ricordatevi che tutto ciò che inizia con la Q è, una, è un oggetto di sistema è un oggetto fornito da IBM stessa per cui nella QIBM andiamo a trovare la prodata i prodotti e la user data le configurazioni appunto dei prodotti e anche lo sharing della root per cui shareare tutta la radice del nostro file system IBM I, di tutti i nostri, i nostri molteplici file system che si trovano all'interno del sistema, primo ci può esporre ad esempio a problematiche di ransomware. Uh, da, da un cliente vero è successo che un tecnico si è collegato per sistemare alcuni uh, mh, file di properties di un ambiente West Il malware che aveva all'interno del PC è partito e, avendo mappato la root del sistema IBM AI su cui stava lavorando, semplicemente ha cominciato a crittografare tutti i dati all'interno del sistema. Per cui anche i dati di sistema operativo, i dati dei prodotti e i dati appunto degli applicativi. Quindi state sempre attenti, diamo sempre le giuste eh, autorizzazioni di lettura o di scrittura alle giuste cartelle e limitiamoci appunto a blindare queste informazioni. Cosa possiamo andare a fare anche all'interno del nostro mondo EVMA? Prima cosa, andiamo a fare l'housekeeping, per cui andiamo a pulire tutta una serie di, inform di informazioni, andiamo ad archiviare tutta una serie dei famosi dati dormienti che parlava prima Ienco. Troppi dati sono ancora sul nostro sistema e hanno due effetti negativi. Uno, l'effetto appunto delle informazioni che possono essere rubate, anche i dati storici hanno un valore. E due, se il vostro sistema è troppo carico di dati, potrebbe avere delle problematiche di performance e non erogare il business correttamente andare a fare un housekeeping dei file che dobbiamo mantenere e spostarli in una, in, una, in una parte di file system denominato old per cui spostare tutto ciò che è obsoleto e poi dopo possiamo andarlo appunto a gestire, a salvare, a cancellare, a pulire andiamo a gestire tutto il file sharing per cui tutto ciò che non deve essere shareato lo andiamo appunto a rimuovere e andiamo a creare delle sharing di cartelle mirate e attivate sul singolo utente con le singole appunto eh, autorizzazioni tutto ciò che è di vecchio a livello di prodotti e a livello appunto di prodotti installati sul sistema, sistema IBMI andiamo ad aggiornarlo. Aggiornare un, un, un applicativo significa anche andare a migliorarne l'usabilità, ma andare anche a migliorare tutto ciò che a livello di sicurezza è stato implementato dalla versione che avete voi a quella che è ultimamente diciamo venduta e manutenzionata dal vostro produttore, produttore software. E tutti i prodotti che non vengono più utilizzati o che non sono più in uso li possiamo andare a rimuovere perché potrebbero essere delle parti che una volta attivate possono andare a condividere o possono andare ad aprire delle backdoor o delle veri e propri portoni a, sui, vostri, sui vostri dati. Ricordatevi che oggi IBMI può raggiungere i dati in tantissimi modi dall'utilizzo dello DBC del JDBC e ad esempio stavo appunto leggendo pochi giorni fa la volontà di IBM di inserire all'interno del file system dell'S800 anche tutta una serie di database open source per cui andiamo a allargare ancora di più le tipologie di informazioni, database tipo MongoDB, tipo Postgres database non SQL per cui possiamo collegare più applicazioni al nostro sistema per cui andiamo ad allargare anche la tipologia dei dati che avremo all'interno del, del sistema operativo IBM. AI. Ma cos'è che dobbiamo anche andare a fare? Oltre alla parte dei prodotti, possiamo lavorare vera, proprio sul nostro sistema IBM. Per cui, andiamo prima cosa a capire quali sono le vulnerabilità del nostro sistema operativo con degli assessment e andare subito a porre una remediation molte volte sono delle remediation di configurazione oppure sono delle remediation che sono già conosciute e già state appunto eh, prodotte dal, da IBM stessa con, sotto forma appunto di, di PTF e sono inerenti soprattutto al mondo del Java al mondo dell'open source al mondo appunto dei gruppi di PTF specifici per i eh, buchi appunto di sicurezza ad esempio del protocollo TCPAP per cui molto spesso la nostra macchina magari ha una serie di problematiche già conosciute da IBM, ma che la nostra macchina ancora ha perché non è stata appositamente aggiornata almeno a un livello o a un gruppo di PTF specifico che potesse appunto tappare oppure mettere una patch, come si dice nel gergo, alle nostre eh, problematiche. Per cui ci sono tutta una serie anche di letture che possiamo andare a... Eh, a leggere appunto per informarci su quelle che sono le problematiche dei vari sistemi, la stessa IBM ci sono una serie di sottoscrizioni, a cui ad esempio io sono iscritto, che periodicamente manda tutta una serie di informazioni relative alle vulnerabilità, alle problematiche, ai problemi più eh, annosi del sistema operativo e consiglia subito quali sono le fix o i gruppi di fix che dobbiamo appunto andare a installare. Non dico di essere l'ultimissima versione di Fixer se non solamente quelle magari della PTF di Hyper o le PTF di sicurezza, però comunque come in troppi sistemi succede, neanche essere fermi a 2-3 anni fa, per cui perdiamo tutte le nuove funzionalità e i nuovi settaggi che possiamo utilizzare eh, sul sistema. E poi andare a rivisitare tutto ciò che a livello di utente sono i nostri gruppi che abbiamo creato e se non abbiamo mai creato... È una delle tecnologie più semplici e più veloci da utilizzare per eh, creare il substrato degli utenti corretto. Andare a vedere le special authority che sono state assegnate. Troppi utenti applicativi hanno delle special authority dove possono, ad esempio, eh, attivare o disattivare il TCPIP possono andare a fare un salvataggio eh, di sistema, possono andare a gestire gli spool, lo spool può essere sia un job log che uno eh, spool appunto di una stampa eh, business e poi andare a vedere tutta la lista dell'autorizzazione. Un altro degli strumenti semplici da utilizzare a livello IBMI è la creazione appunto dell'autorization list, per cui se non l'abbiamo mai fatto possiamo fare un assessment di sicurezza sul vostro sistema e aiutarvi a eh, porre appunto delle remediation. A livello degli utenti, l'utente è il primo buco, diciamo, di sicurezza che il vostro sistema ha. Se non sono gestiti, se hanno le default password, se hanno troppe autorizzazioni, se possono accedere a dati che magari eh, le persone all'interno dell'azienda cambiando lavoro si sono ereditate e si sono trascinate avanti col tempo, possiamo sinceramente fare un'analisi e dare un sistemata, un housekeeping, appunto, anche alla gestione eh, dei vostri utenti. A livello invece di sistema operativo e di protocollo di comunicazione, ad esempio il TCPIP, che è ormai il protocollo che lo fa per la maggiore, una volta c'erano un altri protocolli all'interno della, della piattaforma S400, ma un pochettino più complessi, il TCPIP ha preso piede per la sua, tra virgolette, semplicità di configurazione, ma una delle problematiche più grosse era un po' proprio il livello di sicurezza che veniva utilizzato. Oggi nel 2020 abbiamo raggiunto un buon livello delle sicurez di sicurezza del protocollo ma abbiamo ancora dei piccoli problemi legati come vi dicevo prima a ciò che IBM ad esempio ci dà in autostart in configurazione automatica alcuni server dei servizi di CPAP quale ad esempio il directory server, l'edup del sistema parte in automatico da sistema operativo per cui tutto ciò che noi non, non andiamo a utilizzare o non ci serve possiamo metterlo in autostart no per cui all'avvio dell'IPL della macchina all'avvio del protocollo dello start ICP non parte in automatico oppure possiamo come ad esempio l'FTP server farlo partire eh, a programma e chiuderlo nel momento in cui non ci serve più appunto per aprire e chiudere queste porte che possono dare uh, attività malevola a livello di hacker e possono appunto proteggere il sistema all'interno del sistema operativo possiamo utilizzare in modo sicuro le connessioni di tipo SSL e il vecchio protocollo. Oggi siamo arrivati al TLS e la versione 74 supporta il TLS 1.3, che è il massimo che potete trovare sul mercato, per cui tutte le connessioni fisiche al vostro sistema, Telnet, FTP, Netserver, HTTP, SMTP, possiamo renderle crittografate, per cui aumentiamo la complessità appunto e la non possibilità di, di prendere i dati e di capire a livello de, di comunicazione i nostri dati. Limitare appunto alcune special class, tipo la UCS Config o il Sub o la gestione degli spool ai nostri utenti, eh, e appunto utilizzare per, eh, prodotti aggiornati. Oggi il vecchio client access è stato sostituito dalla Access Client Solution ACS, eh, basato appunto su tecnologia. Java ed è molto più sicuro ed è molto più aggiornato rispetto al client access che oramai eh, non è più supportato su alcune piattaforme ad esempio quali Windows 10 il nostro client access solution ad esempio supporta il TLS 1.3 per cui possiamo andare a arrivare al top e al massimo livello di crittografia delle nostre comunicazioni possiamo andare a verificare seguendo questo link avremo tutta la lista delle porte che a livello di IBM AI si possono aprire o vengono aperte in automatico per poter in veramente in pochi minuti decidere quali sono i servizi che dobbiamo avere, decidere come comportarci e chiudere immediatamente, non far mai più ripartire tutti i servizi che non utilizziamo o che non sono, diciamo configurati. Ad esempio, utilizzando l'SSL o il TLS, molto importante è andare a fare un esame proattivo di tutte le attività che noi andiamo a fare per cui abbiamo all'interno del sistema operativo. Una parte molto, molto, molto evoluta che è la parte dell'auditing. Tutto ciò che succede sul sistema operativo, sui nostri oggetti, sui nostri file, tutti i nostri comportamenti sbagliati, tipo connessioni anomale o connessioni fallite, possono essere collezionate all'interno di ricevitori di giornale e poi analizzate tramite degli strumenti eh, specifici. PowerTech ha degli strumenti che ci possono aiutare a semplificare la lettura e trovare chi è il colpevole o chi ha fatto che cosa, dove, come, quando, in pochissimo tempo. Possiamo andare a, a migliorare o a rispettare le policy che magari la nostra azienda, la nostra normativa ci impone nella composizione della password, per cui la retention della password, quanti caratteri, quanti caratteri speciali, quanti numeri dobbiamo avere al loro interno, se la password deve o non deve contenere un, un carattere maiuscolo o minuscole andiamo a gestire tutte le autorizzazioni speciali e a verificare le autorizzazioni di chi può accedere, vedere anche semplicemente visualizzare i file eh, i, a video i nostri file, quelli più critici per cui l'anagrafica clienti, l'anagrafica fornitori, gli listini prezzi, tutte le informazioni di business, i nostri progetti che sono all'interno del sistema e poi andare a creare o a cambiare eh, gli user profile che possono sembrare strani. Possiamo trovare degli utenti sul nostro sistema o vecchi o utenti non manutenzionati o appunto persone che usano utenti che erano già presenti sul sistema per altri scopi. Possiamo andare a gestire l'invalid sign on, per cui quante volte abbiamo visto prima una, un utente può provare a fare un sign on invalido prima che l'utente viene appunto eh, disabilitato, sia a livello di, di root sia a livello di admin e andiamo a gestire anche tutti i, i, i profili utenti forniti direttamente dall'IBM per cui c'è il QSEC il QPGMR, il Quser, il QSEC ADM sono tutti utenti che volendo se non ben gestiti potrebbero essere utilizzati per scopi non atti a quello che l'IBM appunto ha, ci ha fornito all'interno del sistema eh, operativo e poi dobbiamo andare prima cosa a restringere il numero delle, degli utenti di classe QSEC per cui abbiamo ad esempio una soluzione che è un utente normale Verzicco, se deve fare una determinata attività, l'amministratore Yenko può dargli dalle mezzogiorno alle 2 il fatto di diventare super user. Ma questo fatto di diventare super user, per cui diventare Security Office all'interno del sistema, comporta anche il fatto che tutte le attività che io faccio verranno auditate e volendo possiamo anche ricevere un'email con il PDF di tutte le schermate 5250 che io ho utilizzato in quel periodo in cui ero diciamo amministratore o super user del sistema e poi troppe aziende troppi applicativi stanno ancora lavorando con la scusa che se l'utente non ha l'HoloBJ per cui l'accesso a tutti i dati a tutti gli oggetti presenti sul sistema operativo, l'applicativo non funziona. Questo non è vero certo al momento per far funzionare serve quell'autorizzazione ma possiamo fare uno studio e possiamo andare ad aiutarvi a creare il giusto utente con lo giusto accesso e giusti dati per funzionare. Abbiamo fatto negli ultimi anni veramente tantissimi, tantissimi analisi di questo tipo, anche a multinazionali, anche ad aziende con 1000-2000 user profile e abbiamo appunto sfruttato le tecnologie del sistema operativo. Come diceva Robin Tatam, un specialista sistema uno dei più quotati e autorevoli eh, esperti di sicurezza del mondo, BMI, la, la S400. Non è la macchina più sicura sul mercato, ma è la macchina che può diventare la più sicura sul mercato. Basta applicare tutte le configurazioni e le possibilità che il sistema operativo ci fornisce già solamente quando installiamo appunto il nostro sistema IBMI. Possiamo andare a vedere tutti gli exit point, possiamo andare a utilizzare innanzitutto la tecnologia degli exit point, per cui subito dopo la scheda di rete avere dei programmi specifici avulsi dal sistema operativo che vanno a fare determinate eh, attività di verifica, di blocco, di controllo e o di lascia passare per alcune determinate eh, specifiche comportamenti. Possiamo andare a collegare tutte le informazioni che noi abbiamo all'interno del nostro IBMI a livello di logging e di comportamenti, ad esempio, a un SIEM aziendale. Il sistema ha alcune soluzioni di SIEM, molti clienti ne hanno di, altre, di altri fornitori, da quelli open source a quelli magari più strutturati di alcune aziende che lo fanno come lavoro, però possiamo andare a inserire all'interno del SIEM tutte le informazioni dei nostri, eh, informazioni di audit del nostro sistema operativo per poi dopo essere rappresentate e monitorate nel modo, nel modo migliore. Qui vi forniamo una serie di link per una buona lettura, per capire un po' dove sta andando il mondo e come il mondo BMA sta affrontando eh, a livello interbancario, a livello comunque di... Di sicurezza di protocollo, il tema appunto della connessione al eh, nostro sistema. Molto importante è esaminare che cosa è andato bene, ma soprattutto che cosa è andato male. Fare delle analisi spesso e volentieri può essere un gran mal di testa, come dicono appunto gli americani, ma può anche essere un momento di positivo di verifica di quello che succede sul nostro sistema. Con dei tool specifici eh, di App System, vi possiamo dare tutti gli strumenti per analizzare i vostri dati, analizzare i vostri comportamenti e tirare fuori, appunto, i key performance indicator o, o i key indicator generici per capire il vostro sistema come sta eh, performando. Per cui brevemente, quali sono le tecnologie dove dobbiamo cosa dobbiamo fare per rimanere comunque in perfetta tranquillità? Andare a lavorare sull'Object Level Security, per cui andare a vedere le autorizzazioni che, sono, che hanno i nostri oggetti, soprattutto core business per la nostra azienda. Andare a gestire tramite dei software i nostri punti di uscita, i famosi exit point, per andare a creare dei comportamenti corretti, sia di sicurezza che di monitoraggio, avulsi dal sistema operativo, per cui blocchiamo il tutto sul nascere dietro subito la scheda, la scheda di rete. Possiamo andare a utilizzare le nostre connessioni, sicure, basate su TLS o SSL, V3, che è già all'interno del nostro sistema operativo, basta configurarlo e se volete una mano, anch anche queste attività ne abbiamo fatte veramente tante, eh, anche a causa appunto della GDPR, ma possiamo andare anche a gestire soluzioni di encryption dei dati in ambiente di produzione. Molto comodo perché la nostra soluzione di encryption dei dati si basa sulla discriminante dell'utente. Per cui noi andiamo a criptare i dati sul sistema, per cui i dati sono già sicuri, e in base all'utente che prova a collegarsi alla, alla base dati avremo o non avremo la visualizzazione o l'utilizzo dei dati in chiaro o non in chiaro. Andiamo a fare delle proactive analysis degli audit journal, per cui tutto ciò che noi abbiamo collezionato all'interno dei giornali di audit possiamo andare a... Analizzarlo o in modo schedulato ricevere magari il nostro, la nostra analisi già preconfezionata per quello che ci serve sapere, ad esempio, chi sono tutti gli utenti inattivi, chi ha ancora la default password, chi ha cambiato un valore di sistema, chi ha fatto delle attività che sono contro le policy eh, aziendali. Ultimo ma non ultimo, l'integrazione appunto del mondo SIEM, per cui possiamo avere degli strumenti che collegano il logging e l'auditing del mondo DMI con il nostro SIEM aziendale. Di eh, qualsiasi, qualsiasi natura andiamo ad utilizzare delle sessioni encrypted de, sicure, ad esempio noi abbiamo il nostro sistema che è presso un cloud service provider e abbiamo deciso di, di collegarci al sistema IBMI sotto qualsiasi forma utilizzando espressamente solo connessioni criptografate TLS 1.2 o TLS 1.3 nel caso della nostra 7.4. Non è, pro, non è a livello proprio di configurazione dei nostri servizi, ad esempio il Telnet, attiva la porta 23, per cui il Telnet non sicuro, per cui chiunque provasse a collegarsi a livello non sicuro sul nostro sistema operativo non ci riuscirebbe perché, appunto, la porta è chiusa. Stessa cosa, ad esempio, per il mondo dell'SSH, dove abbiamo configurato il fatto dello scambio dei certificati chiave pubblica e chiave privata, per cui anche a quel livello si può configurare il sistema operativo per blindare e limitare le tipologie e le metodologie eh, di accesso. Come diceva prima Ienco, una delle problematiche eh, grosse, soprattutto a livello del periodo storico che stiamo vivendo del Covid, è non, la gestione del file transfer. Oggi, più che file transfer, io oserei dire proprio la movimentazione di dati. Abbiamo tantissime forme di movimentare il dato. Ienko prima ci ricordava ad esempio l'utilizzo delle mail per cui tutto ciò che derive, tutto ciò che gli, i nostri attacchi informatici, i nostri hacker provano a, a fregarci mandandoci email che sembrano vere, andando a, a inserirsi all'interno di una transazione email eh, per prendere dei dati o per fare delle richieste specifiche. Andiamo a utilizzare protocolli magari non sicuri, andiamo a utilizzare dei protocolli interbancari tipo la S2, la S3, il mondo delle DI, nel mondo francese ad esempio il protocollo Pesit che è un protocollo che viene utilizzato per inviare e scambiare informazioni eh, bancarie. Per cui possiamo andare a utilizzare degli strumenti che ci rendono sicure anche l'invio delle nostre mail, l'invio dei nostri dati non solo utilizzando diciamo, la criptografia, ma utilizzando anche dei comportamenti. Ad esempio il secure mail, la possibilità di mandare un'email sicura, cosa significa? La possibilità di mandare un'email dove qualsiasi forma di allegato noi abbiamo inserito all'interno dell'email non è stato spedito insieme all'email, ma nell'email viene creato direttamente un link a un server protetto all'interno dell'azienda dove noi possiamo andare a prelevare appunto questo, questo attachment e dove noi possiamo andare a verificare chi si collega perché volendo posso anche creare un utente una password per potervi collegare o posso decidere che questo attachment rimane per un giorno sul server e se voi non lo scaricate entro un giorno per evitare appunto problematiche di furto di informazioni lo posso andare a cancellare direttamente e poi alcune funzionalità di multifactor authentication che oggi vengono richieste in molte normative di sicurezza sono appunto degli strumenti molto utilizzati e che possono essere appunto installate nel mondo del BMI per cui dopo il primo signon sul nostro telefonino ci potrebbe venire fornito un codice particolare che noi dobbiamo inserire in una seconda forma appunto di autenticazione. Possiamo andare a gestire la nostra difesa perimetrare ma se al momento in cui la nostra difesa di rete viene bucata ogni server dovrebbe avere un suo io lo chiamo firewall software un suo, un suo muro invalicabile dove appunto anche all'interno dell'azienda chi è preposto a entrare, chi è preposto a collegarsi ai dati in un certo modo, chi è preposto appunto a, a utilizzare certe porte di, dei servizi TCP/IP deve essere appunto monitorato, auditato e configurato. La soluzione di cui vi facevo riferimento prima per la gestione dei dati è una soluzione che si chiama Go Anywhere, è una soluzione di managed file transfer, si installa su tutte le piattaforme, va a gestire qualsiasi tipologia di accesso sicuro e non sicuro, ma noi privilegiamo sempre gli accessi sicuri, per cui SFTP, SGP, FTPS, S2, HTTPS, WebDAV, che è uno dei protocolli più utilizzati nel mondo dei portali, può collegarsi con dei connettori speciali alle nostre applicazioni, alle nostre basi date che ci sono presso Cloud Service Provider, i più, eh, famosi sono appunto Amazon, Azure, oppure da web services che ci vengono forniti o dallo Stato italiano o dalle nostre aziende o comunque dai nostri eh, fornitori di business. Possiamo andare a integrarci con tutti i database, per cui andare a strapolare, a inserire e a gestire dati sempre in modo sicuro di tutte i nostri, le nostre basi dati che abbiamo sul, sul mercato, compreso appunto l'ABMI, possiamo andare a, a integrarci con tutte le applicazioni e possiamo anche andare a gestire con la tecnologia di Agent il fatto di scatenare una movimentazione, una gestione, un'orchestrazione di trasferimento di dati remotamente senza passare sempre, ad esempio, eh, dal server centrale. Questa soluzione, oltre a gestire il trasferimento dei file, ci aggiunge alcuni add-on, tra cui la Secure Mail, il fatto di spedire un'email e l'attachment viene creato con un link, il fatto di poter avere una, so una specie, diciamo, di di Dropbox per cui avere un, un, una zona sicura all'interno della nostra azienda dove andiamo a condividere e a creare un repository di spazio disco per i nostri utenti dove possono mettere in modo sicuro e condividere in modo sicuro i loro dati, i loro file le loro appunto, informazioni i Dropbox, i Google Drive soprattutto quelli free vanno ad analizzare all'interno dei nostri dati e a capire alcune informazioni è il costo della fornitura del servizio eh, gratuito. Tutto ciò che possiamo fare all'interno all'esterno del, del nostro perimetro aziendale lo possiamo fare anche all'interno con una serie di strumenti, una serie di soluzioni tra cui Go Anywhere e che ci dà anche la possibilità di rispettare la normativa, tutta la gestione dei dati sarà sempre auditata e possiamo avere la reportistica puntuale da presentare in caso di problematiche o in caso di controllo appunto. Del, dei nostri auditors interni o, e, o esterni. Io vi ringrazio. Uh, Jenko, vuoi finire tu la presentazione con l'ultima parte? Ci penso io. No, no, era, beh, direi che era più che altro il discorso delle, delle domande. Siamo un po' in ritardo e se qualcuno fa una domanda velocissima, magari la, la possiamo rispondere. Non so se puoi andare magari nella prossima slide. solo... Per, uh, mentre esatto questi sono un po i prodotti di cui va parlato luca velocemente diciamo che c'è tutta l'offerta di prodotti di sicurezza su ibmi di health systems che vedete che sono molto 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 completa e, e se avete qualche dubbio su Qual è il prodotto più importante per voi? Io direi, direi che Luca vi sta già suggerendo no? <ride> di partire con Security Scan. Partiamo con un'analisi del vostro sistema. In base alla vostra analisi, poi vi sapremo consigliare le remediation, e consigliare i moduli e le tipologie di configurazione di questi moduli adatti per le vostre problematiche. Esatto, io direi tra l'altro Luca ha già fatto effettivamente hai fatto molti security scan no? con i uh, nostri clienti, quindi ne, ne parli proprio dell'esperienza, no? Certo. Okay. Ma io direi che sono già, siamo già a sei minuti oltre. Quindi, se avete magari domande non, non riusciamo ad aspettare tempo per, alt, ulteriore tempo per, uh, per ricevere le domande. Quindi io direi che forse la cosa migliore se avete le domande, ce le potete mandare via email. E, no. e, e niente quindi possiamo chiudere la sessione e, grazie luca e grazie, a voi, grazie per, luca. per la prossima sessione che sarà Ah, ecco sì ecco questo sì, che è interessante questo link poi vi manderemo la presentazione ma questo link è interessante per, per scaricare lo diciamo lo stato della sicurezza su ABMI, una, diciamo è un un insieme di tutti i risultati, di tutti i security scan che abbiamo eseguito e qual è, la, qual è stato il risultato e, e quali sono le vulnerabilità più tipiche nei sistemi BMI Quindi niente, dicevo, ehm, eh, la settimana prossima eh, avremo una sessione su Roboti Process Automation, quindi eh, spero di vedervi tutti lì. Grazie, un saluto. Grazie, buona giornata. Buona giornata.